Bentrovati, sono accadute cose da Sant'Uffizio questa settimana, sono cose che accadono principalmente a Napoli, ma riguardano tutta la regione Campania e riguardano Avellino naturalmente, e parleremo di questa storia, e cioè della Rosy Bindi che ha detto quello che ha detto con tutto il putiferio che ha scatenato, e cioè ha detto Rosy Bindi che la camorra è un dato costitutivo di Napoli e della regione Campania, di tutta la regione Campania, quindi compreso il territorio di Avellino. Approfondiremo nella seconda parte questo argomento perché credo che sia molto molto importante, molto importante. Probabilmente alcune cose continuano ad essere sottovalutate, e mentre c'è questa difesa così un po' acefala, no? Della napoletanità, della Campania, specialmente da parte della politica, non ci accorgiamo che stanno accadendo cose molto molto gravi, per cui non soltanto le cose che ha detto Rosy Bindi vanno prese per quelle che effettivamente sono, e cioè per una cosa molto molto grave che ha denunciato la Bindi, ma se l'avesse soltanto denunciato la Bindi potremmo anche starcene così non proprio tranquilli, ma avere una qualche remora. Il fatto che sullo stesso argomento è intervenuto il procuratore antimafia Roberti, che è persona che noi ad Avellino conosciamo bene, è stato magistrato a Sant'Angelo dei Lombardi dopo il terremoto, in trincea da sempre nella lotta alle mafie, e quindi se non vogliamo stare a sentire la Bindi dobbiamo certamente sentire, ascoltare e drizzare le orecchie, percepire bene quello che ha detto Roberti, perché secondo me è molto molto importante, ma ne parliamo nella seconda parte del venerdì, così come nella seconda parte del venerdì parleremo dell'alto calore, di questa storia che ha coinvolto a livello così giudiziario il presidente De Stefano, e da me sentirete delle cose un po' controcorrente rispetto a questa vicenda di De Stefano. Ecco, però prima, nella prima parte, perché questo preambolo, perché nella prima parte io è doveroso parlare dell'altra notizia della settimana, forse la notizia per la provincia di Avellino della settimana, che è la chiusura di Telenostra, la chiusura della sede di Telenostra. Perché ne voglio parlare al di là della solidarietà scontata che si deve ai colleghi giornalisti che sono stati, non quelli trasferiti, quelli che sono stati licenziati, due in effetti, il direttore Pierluigi Melillo e la collega molto brava come Melillo, Nicoletta Caraglia, ma soprattutto, ecco, perdonatemi se per una volta tanto, no? Prima che dare la solidarietà ai giornalisti, do la solidarietà ai non giornalisti che lavoravano a Telenostra, e cioè alle due segretarie che conosco bene perché hanno lavorato con me per diversi anni quando ero direttore di Telenostra. Ecco, non posso non parlare di Telenostra al di là delle solidarietà, ma anche qui sorprenderò qualcuno, perché magari qualcuno si aspetterà che io parli male dell'editore di Telenostra, invece ne parlerò un gran bene. Non ne avrei parlato più di tanto se appunto non ci fosse stata questa circostanza di una direzione, della mia direzione a Telenostra, che è durata ben 7 anni a Telenostra e per 4 anni a tutto il gruppo Lunaset, che comprendevano soltanto 4 emittenti televisive, Avellino, Benevento, Napoli e Caserta, ma che comprendeva anche
due giornali dello stesso editore, due edizioni di Buongiorno Campania, l'edizione avellinese e l'edizione di Caserta. Bisogna parlarne perché Terra Nostra effettivamente è stata la testata storica di questa provincia, ma che storicamente ha segnato anche un nuovo modo di fare informazione in provincia, con Pasquale Grasso innanzitutto, il suo fondatore. Un modo nuovo che significa un modo un po' controcorrente, molto irriverente. Parlo di Pasquale Grasso, parlo del sottoscritto, parlo di Gianni Festa, di Norberto Vitale. Terra Nostra ha segnato la storia degli ultimi 40 anni di questa provincia, tant'è che ancora oggi, lo devo dire, no, quando incontro qualche persona, qualcuno che mi degna della sua attenzione per strada, mi dicono ancora, come io sono rammarico per la verità, perché sono circa 4 anni che sono a Prima TV, mi dicono: ah, diretto oggi vi ho visto a Terra Nostra, che è rimasta la memoria della testata, che è una cosa molto importante, il marchio è molto molto importante ed è un marchio meritato proprio, io dico, grazie a Pasquale Grasso, del quale non condividevo molte cose e con il quale mi sono di brutto appiccicato televisivamente in alcune circostanze, ma che è stato non soltanto un grande giornalista soprattutto di carta stampata, lui era giornalista del Tempo, ma in televisione ha introdotto questo stile nuovo, si faceva ascoltare, e bene ha fatto Gianni Festa a farne un ritratto molto molto fedele sulle pagine del suo quotidiano. Ecco, detto questo però, entriamo nel merito. Io esprimo la solidarietà ai colleghi, ma esprimo anche la solidarietà all'editore di Terra Nostra, perché sono state scritte, dette anche da parte, no, dell'Ordine dei giornalisti, da parte dell'Associazione della Stampa, quindi dalla mia parte, sono state dette delle cose inesatte, molto molto superficiali oltretutto. Io vorrei tentare di spiegare perché. Non è una digressione personale, assolutamente. L'informazione è una cosa importantissima e l'informazione indipendente è una cosa ancora più importante. Io posso dirvi per l'esperienza, quindi sono un testimone diretto, che ho avuto a Terra Nostra, che il direttore, l'editore, chiedo scusa, Pasquale Piccirillo, ha garantito, parlo della mia direzione, ma sono convinto che la stessa cosa è accaduta con Gianni Festa e con Pierluigi Melillo dopo di me, ha garantito la massima autonomia. E non c'è cosa più preziosa per l'informazione, non c'è cosa più preziosa dell'autonomia del direttore, del corpo redazionale, rispetto all'editore. Ecco, quando questo accade, e vi garantisco che non accade spesso, anzi accade molto raramente, ve lo dice uno che è stato 24 anni a lavorare con il Mattino di Napoli, quando questo accade, quando cioè i direttori dei giornali, delle TV, le redazioni possono godere effettivamente di autonomia, accade che si fa della ottima informazione, accade che si fa della informazione anche pedagogica, naturalmente sul presupposto che i direttori e le redazioni sappiano non soltanto essere autonomi, sappiano, manco a dirlo, essere professionalmente attrezzati, ma anche che abbiano il coraggio di essere autonomi, il coraggio, l'intelligenza e anche di capire la giusta misura in cui l'autonomia deve muoversi, la giusta misura, se volete, una misura illimitata, fino a quando il limite, l'unico limite, è la correttezza dell'informazione, cioè il non uso personale della informazione, perché l'editore va rispettato soprattutto per questo. I giornalisti non devono mai fare uso personale degli strumenti di informazione
che hanno a disposizione, perché poi alla fine quello strumento resta ed è dell'editore. L'editore è quello che ci mette i soldi dentro. E allora io devo dire, devo raccontarlo, non l'ho mai fatto prima, che al di là di alcune diverse vedute, no? Punti di vista rispetto a delle cose con l'editore, col mio ex editore Piccirillo, ho sempre goduto di una grande autonomia e credo che in quei 7 anni di Telenostra ho fatto, così come aveva fatto prima di me Gianni Festa, Pasquale Grassi era un caso a parte perché lui era non soltanto il direttore, era anche il proprietario, quindi poteva anche consentirsi il lusso di sbagliare a spese proprie, ma credo che in quei 7 anni di direzione in qualche modo l'informazione in provincia si è risvegliata. Attenzione, non è autocelebrazione, chi mi conosce sa che conservo la mia modestia e la mia umiltà fino in fondo, però c'è un dato oggettivo che era riconosciuto dalla gente, cioè la gente si riconosceva in Telenostra proprio per questa grande libertà, e questa grande libertà, ecco perché dico controcorrente, parlerò bene del mio ex editore, questa grande libertà, questa grande autonomia me l'aveva data l'editore. Pasquale Piccirillo, nei 7 anni in cui sono stato con lui, non ha mai interferito nelle scelte redazionali, non ha mai interferito sui commenti miei che erano molto duri, così come sono i commenti oggi nel venerdì di Prima TV, non ha mai interferito, mai. Sempre la massima libertà, la massima fiducia e soprattutto non ha mai chiesto niente. Non ha mai chiesto niente. E qui una parentesi devo aprirla, perché diversamente sembra, no, che si parli in termini storici e non in termini anche attuali. Io sono qui a Prima TV da 3 anni e mezzo, quasi 4 anni. Bene, devo dire che l'editore di Prima TV, l'editore sostanziale di fatto, che è Angelo Antonio D'Agostino, prima che diventasse deputato e a maggior ragione dopo che è diventato deputato, quindi anche con un interesse politico di parte, al pari di Piccirillo, al pari, forse anche più di Piccirillo, ma più proprio perché evidentemente essendo parlamentare a maggior ragione voleva sottolineare l'autonomia del direttore della redazione, non ha mai ingerito nelle scelte redazionali, mai ingerito nelle cose che il direttore fa. Quindi una garanzia anche questa di autonomia e quindi di buona informazione, mi permetto di dire, perché l'informazione è buona essenzialmente quando è indipendente. Mi toccava dirlo, perché aggiungendo che l'onorevole Angelo Antonio D'Agostino, l'unica cosa che mi ha chiesto, l'unica, è stata quella di dire, detto quantomeno trattami come tratti gli altri, nel senso che se si danno notizie di politica, e qui ne diamo tantissime notizie di politica, Prima TV, anche le cose che faccio io, ferma restando la libertà di critica e tutto il resto, almeno le cose che faccio io, insomma, diamola come notizia. Ed è l'unica interferenza, se possiamo chiamarla così, ma non lo è semplicemente l'esercizio di un diritto che si è garantito. E questo mi fa piacere, anche perché quando io ho cominciato a Prima TV, esattamente come quando cominciai a Telenostra, misi subito le carte in tavola. Se sentite, l'ho detto a Piccirillo all'epoca e l'ho ripetuto ad Angelo D'Agostino dopo, sentite, io ho un caratteraccio dal punto di vista professionale, cioè se non dico quello che penso, nei limiti consentiti dalla legge naturalmente, e se non esercito la mia professione giornalistica nella massima libertà, sono una frana, non sono capace. Quindi fate un cattivo affare, sia tu Piccirillo, sia tu D'Agostino. E sia dall'uno che dall'altro ho avuto questa grande, immensa, illimitata fiducia che mi hanno consentito di svolgere la professione e la direzione anche di questa televisione dopo Telenostra nel modo che ho ritenuto il migliore possibile.
Per cui tutte le cose che sbagliate che sono state fatte a Telenostra durante la mia direzione, tutte le cose sbagliate che sono state fatte qui a Prima TV fanno capo soltanto alla mia responsabilità. Ma perché vi ho raccontato queste cose? Per arrivare poi al punto. Si sta discutendo tanto in questi giorni sul dramma di Telenostra che ha chiuso. E sotto alcuni punti di vista è un dramma, perché Telenostra è la TV storica di questa provincia e perché comunque l'informazione si impoverisce quando viene meno una voce, quando viene meno una testata. Si è impoverita quando è venuto meno la testata giornalistica cartacea di 8 pagine, si è indebolita, altro esempio di informazione rivoluzionaria in questa provincia grazie a Camillo Caruso, e si impoverisce l'informazione quando viene meno una testata, a maggior ragione come Telenostra. Ecco, però questo dato non deve poi indurci oppure indurre qualcuno, come pure è accaduto, anche qualche politico, qualche lamentoso, no? Diceva, insomma, peccato, lasciando intravedere anche un qualche comportamento banditesco dell'editore Piccirillo. Noi dobbiamo ripristinare la verità, dire la verità fino in fondo, perché diversamente saremmo disonesti non soltanto con noi stessi, ma anche con la provincia. Se Piccirillo ha deciso di chiudere la sede avellinese di Telenostra è perché è stato costretto a farlo. È stato costretto a farlo dalle ragioni di mercato. Signori, l'informazione televisiva costa, così come costa quella della carta stampata. Costa tantissimo, con una differenza, che mentre i giornali, che pure stanno in grande crisi, si comprano, e quindi c'è un apporto di denaro, la persona va in edicola, compra il giornale, lo paga, e la TV commerciale non si paga, soltanto la RAI si fa pagare il canone, tutte quante le altre TV, per questo si chiamano commerciali, non si pagano, si reggono su due cose, si reggono sulla pubblicità, sul mercato pubblicitario. Quale mercato pubblicitario? È anche quello, l'introito pubblicitario è direttamente proporzionale in una condizione organizzativa seria della TV e in una condizione di mercato normale, è direttamente proporzionale alla qualità della TV. La TV più fa audience, più inserzionisti ha. E si legge l'informazione televisiva commerciale, specialmente le piccole TV, si legge sul contributo dello Stato. Ora, bisogna sapere, perché diversamente non si capisce la scelta di Piccirillo e si rischia di dare dei giudizi completamente azzardati, fuori posto, lesivi anche della onorabilità di un editore che in provincia di Avellino c'è stato senza avere nessun interesse se non quello della TV commerciale. I contributi dello Stato si sono assottigliati al punto tale che oggi averli o non averli, anche per i requisiti che occorrono per avere il contributo, sono requisiti che fanno capo al numero di dipendenti che una TV assume. Se costa, se il costo del lavoro per il numero dei dipendenti è tale da superare ogni convenienza rispetto al contributo che si ottiene, si fa prima a rinunciare al contributo, di questo si tratta. E io vi garantisco che per la quantità di contributo statale che otteneva, che ottiene Telenostra o che ottiene Prima TV, sarebbe meglio, ecco, in teoria, rinunciare al contributo e non avere tanto personale. Le cose stanno così, le cose stanno così, né più né meno. A fianco a questo, quindi a fianco a questa praticamente inutilità del contributo statale per la misura in cui viene elargito il contributo, c'è l'altra ragione, quella drammatica, quella decisamente molto drammatica, che è il mercato pubblicitario. Il mercato pubblicitario, che in questa provincia non è stato mai fiorente,
almeno per la quantità di informazione che questa provincia riesce a dare, un po' da sempre, attraverso la carta stampata e attraverso la televisione, il mercato pubblicitario ha avuto una batosta tremenda, quindi già un mercato pubblicitario povero ha avuto una batosta tremenda con la crisi. La crisi che ha colpito tutti, tutti i territori, con effetti devastanti su quei territori strutturalmente più deboli, qual è appunto il territorio della provincia di Avellino. E allora qualcuno dovrebbe dire, spiegare una sola ragione per cui un editore che rispetto alla provincia di Avellino non ha nemmeno come dire, il valore delle radici, perché non è un avellinese, non è un irpino, quindi non ha nemmeno questo legame sentimentale, eppure Piccirillo ce l'aveva un po' di legame sentimentale ormai, no? Con questa provincia, perché questa provincia poi l'ha visto crescere televisivamente, il modello irpino di informazione, grazie ai Pasquale Grasso, ai Gianni Festa, agli altri colleghi giornalisti bravi che hanno diretto questa TV o altre TV, Telenostra innanzitutto, bene, questo modello è stato esportato altrove, Piccirillo lo ha esportato nella sua TV di Napoli, di Caserta, eccetera, eccetera. Ecco, però, non essendoci questo legame, un imprenditore, perché poi qua gli editori puri non ci sono più, no? E comunque se ci fossero dovrebbero tutti chiudere per fallimento. L'editore puro oggi non potrebbe esistere per le ragioni che dicevo prima, né per la carta stampata né tantomeno per le emittenti televisive. Ma non essendoci questo legame sentimentale di Piccirillo, perché non è un irpino, signori, per quale ragione un editore, un imprenditore deve continuare a fare perdite, a registrare perdite su un territorio che non è suo, rispetto al quale non ha appunto nessun'altra convenienza se non la convenienza che aveva una volta per avere una TV commerciale che quantomeno gli consentiva non soltanto di andare a Parigi ma anche di guadagnare qualche cosa. Allora, venendo meno questo elemento, venendo meno le condizioni per cui dispiace a tutti dispiace, a tantissima gente irpina dispiace che Telenostra abbia dovuto chiudere i battenti, ma prendersela con l'editore è decisamente fuori posto, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Anche perché vedete, non è che poi questa provincia, no, dal punto di vista politico, istituzionale, sia stata mai generosa nei confronti degli imprenditori che fanno informazione, gli imprenditori che fanno editoria e che quindi svolgono un ruolo sociale molto molto importante. Ve immaginate questa provincia, no, dove si commettono tutte le nefandezze che io cerco di raccontare ogni venerdì, se non ci fosse stato nemmeno la rete di informazione che c'è, che cosa sarebbe stata questa provincia? Figuratevi un poco, no? Hanno diversi signori della politica, diversi amministratori, hanno le telecamere e le penne dei giornali puntati addosso e si comportano come si comportano. Immaginate un po' che cosa sarebbe accaduto se nemmeno questo ci fosse stato. Allora, questa opera straordinariamente generosa degli imprenditori che fanno editoria non trova poi corrispondenza nelle istituzioni, nel senso, ve lo dico brutalmente, nel senso che le istituzioni di questa provincia non spendono mezzo euro per la pubblicità istituzionale. E questa è una cosa vergognosa, cosa che altrove non accade. Non accade. Perché ritengono, oltretutto, che sia dovuto. Che sia dovuto. Cioè, noi saremmo nel dovere, non si capisce per quale ragione, di pubblicizzare tutte le stronzate, o soprattutto le stronzate, che le nostre istituzioni fanno. E questo è il punto cruciale. Lamentiamoci che Telenostra non ci sia più, che domani potrà capitare a Prima TV, a Irpinia TV, a Canale 58, siamo rimasti noi, in pochi, può capitare a tutti,
E non è detto che non accada, per come stanno le cose del mercato pubblicitario, per come stanno le cose dei contributi statali. Signori, ma quale pazzo, quale mecenate folle, non ce ne sono più di mecenati, oggi dovrebbe fare un'impresa del genere a perdere continuamente se non avesse, ecco, se non avesse quantomeno la possibilità, la speranza, no? Che poi, finita la crisi, chiusa la crisi, si potrebbe in qualche modo quantomeno portare i bilanci a pareggio. Sono queste le ragioni vere che inducono, che hanno indotto Piccirillo a fare le scelte che ha fatto e che potrebbero indurre anche altri editori a fare scelte altrettanto traumatiche. E ne andrebbe male soltanto la provincia, ma non la provincia della politica, perché vi garantisco che al di là dei comunicati stampa, che pure ho letto in queste ore, al di là di certi comunicati stampa, di sindaci, di politici e politicanti, abbiate la certezza che se c'è una categoria alla quale fa piacere intimamente che l'informazione non ci sia, quantomeno l'informazione che si può chiamare tale, quella categoria è la categoria politica. Abbiatene la certezza matematica. Ecco perché io dico, e credo di interpretare, se non il sentimento dei colleghi giornalisti, anche perché tra giornalisti e editori c'è sempre questa contrapposizione, no? E d'altra parte non potrebbe essere diversamente, ma credo di interpretare il sentimento della gente, di tanta gente, una volta che la verità venga a galla, e la verità, statene certi, è questa, di interpretare il sentimento di solidarietà, anche nei confronti di un editore come Pasquale Piccirillo, che personalmente non amo, ma per ragioni che esulano dalle cose che vi ho detto. Non amo, ma che ancora ringrazio, voglio ringraziarlo pubblicamente proprio in questo frangente, no? In questo frangente che in qualche senso è luttuoso, è la metafora giusta, per il fatto che Telenostra sia venuta a mancare. Io mi auguro, voglio auspicare, mi auguro che ci sia qualcuno che prenda l'eredità di Telenostra, di Piccirillo, e che restituisca, ecco, se volete parlo contro gli interessi del mio editore, contro gli interessi di Prima TV, ma non si può ridurre un discorso così serio al valore semplice o semplicistico della concorrenza. Io mi auguro che Telenostra possa in qualche modo rinascere, possa, ecco, che qualcuno possa raccogliere questa eredità di Telenostra, l'eredità di Piccirillo per quanto riguarda Telenostra, perché poi Piccirillo continua a fare informazione con le sue TV regionali. Mi auguro che il marchio Telenostra possa restare in questa provincia e restarci come storicamente ci è sempre stato, e cioè con grande dignità. Bene, chiamiamo Silvana, un po' di pubblicità, questi 30 secondi di pubblicità, e dopo continuiamo con gli altri argomenti. Devi cambiare i tuoi infissi e non sai cosa scegliere? E allora? Scegli infissi in legno o in legno alluminio, gli unici a consentire una ventilazione naturale della tua casa, come richiesto dalle nuove norme in materia di qualità dell'aria. Sostituiamo i tuoi vecchi infissi senza effettuare opere murarie con nostro personale altamente specializzato. Produciamo inoltre persiane e grate blindate in acciaio, con particolari sistemi di chiusura e di tenuta per la sicurezza della tua casa. Rubicondo, zona industriale di Avellino. Per la sostituzione dei tuoi infissi potrai inoltre usufruire della detrazione fiscale del 65% installando infissi a risparmio energetico Rubicondo. You're irresistible.
Bene, rieccoci in studio per questa seconda parte del venerdì. Io devo fare soltanto un accenno, così a scanso di equivoci, a dire quello che penso su questa storia dell'alto calore. Beh, io penso semplicemente, sapete il fatto, qual è un avviso di garanzia al presidente dell'alto calore, il dottore Lello De Stefano, un avviso di garanzia con un'ipotesi di peculato per un uso improprio che sarebbe stato fatto dell'auto dell'alto calore. Sono convinto che De Stefano riuscirà a dimostrare la sua correttezza fino in fondo. Ecco, ma detto questo che è il fatto giudiziario in sé, parliamo di un avviso di garanzia, insomma, peraltro per un atto dovuto, in quanto c'era stata una notizia criminis data in Consiglio Comunale da Gianluca, una presunta notizia criminis data in Consiglio Comunale da Gianluca Festa, il che già lascia intendere che in questa storia ci sia del torbido di natura politica. E quando c'è la politica di mezzo nelle inchieste giudiziarie, che hanno una loro vita a sé, la magistratura fa le cose che deve fare, né tantomeno noi, io voglio entrare nel merito, assolutamente, non mi compete, non ci entro, quanto la magistratura avrà fatto il suo corso, poi magari ne discuteremo. Ma che ci sia in questa vicenda una sottolineatura, una cornice politica davvero vergognosa, questo è fuori di dubbio. Perché vedete, ripeto, la magistratura ci farà sapere quando, potrà farci sapere quando avrà concluso indagine, eccetera, eccetera, se per caso Lello De Stefano si sia macchiato di questa scorrettezza. Io sottolineerei un altro aspetto che ritengo sia molto importante, fermo restando che, per come conosco Lello De Stefano, ha altri difetti, altri limiti, ma non certamente quello dell'onestà, su questo non avrei proprio dubbi. Ma io sottolineerei un altro aspetto che ha caratterizzato e che sta caratterizzando la gestione del presidente Lello De Stefano all'alto calore. Parliamo dell'alto calore, signori, cioè parliamo della società oggi, del consorzio Prema, che è stata l'emblema della tangentopoli irpina. In Irpina le tangenti, quelle vere, quelle trovate dalla magistratura, quelle dimostrate dalla magistratura, sono le tangenti che alcuni signori avevano preso nella gestione dell'alto calore. Ma non soltanto, non è soltanto la tangente. La storia dell'alto calore, al netto del valore di tanti suoi dipendenti, l'ho sempre detto, abbiamo una risorsa tecnico-amministrativa all'alto calore di tutto rispetto. Ma al di là delle tangenti, l'alto calore, la sua storia, è stata costantemente segnata dal profilo clientelare della gestione dei suoi presidenti. Oserei dire quasi nessuno escluso, e quando dico quasi, quel quasi è riferito a gestione di molti, ma di molti, molti anni fa, al di là del periodo delle tangenti. Ebbene, un presidente come De Stefano, che può essere simpatico o non simpatico, e a me non sta proprio tantissimo simpatico, ma quando un presidente per la prima volta nella storia dell'alto calore evita di fare clientelismo, anzi lotta contro le pratiche clientelari dell'alto calore, evita di sprecare soldi con consulenze, e queste storie che già vi ho raccontato, no? Le consulenze che alcuni politici
politici, signori, non parliamo delle consulenze dell'ingegnere, del libero, dell'avvocato, no, parliamo di professionisti della politica che come secondo mestiere facevano i professionisti propriamente detti e che prendevano consulenze milionarie all'alto calore, milionarie quando c'erano le lire, ma di centinaia di migliaia di euro da quando è subentrato l'euro. Ebbene, la cosa che non mi torna come cittadino, la cosa che non mi torna sul piano dell'etica, la cosa che non mi torna, se volete, anche sul piano giudiziario, e non c'entra questa procura, Cantermi è arrivato da poco, ma certamente c'entrano le procure che c'erano prima, 7, 8, 10, 15 e 20 anni fa, la cosa che non mi torna è perché rispetto a scandali dell'alto calore denunciati dal sottoscritto in maniera, se volete, costante, no? Ma denunciati anche da altri, pochi altri, giornalisti di questa provincia o parti politiche di questa provincia, rispetto allo scandalo di tante consulenze milionarie, non è stata mai aperta un'inchiesta. Per vedere, soltanto per verificare, io non dico che c'era il reato, ma quantomeno per verificare se potessero esserci comportamenti penalmente rilevabili nel fatto che sempre alle stesse persone venivano conferiti incarichi professionali che hanno di fatto arricchito quelle persone. Persone che si sono arricchite e che hanno, grazie soprattutto alle consulenze dell'alto calore, potuto disporre di risorse finanziarie tali da poter fare politica più degli altri. Allora, non mi torna, senza entrare, ripeto, nel merito del giudizio, scusate il bisticcio giudiziario che spetta alla magistratura, non mi torna che all'alto calore possa essere passato sotto silenzio, attenzione, non soltanto giudiziario, anche politico, perché questi babbei della sinistra oltranzista, oppure questi babbei, non ce ne stanno manco più, è finita anche la destra, no? Ma della destra di una volta, il fatto che questi signori, rispetto agli sperperi, agli sprechi, alle ruberie che determinate parti politiche hanno messo in atto, non abbiano mai detto niente, è semplicemente vergognoso. Per cui questa gente oggi non ha titolo, non ha il titolo morale per dare giudizi, magari, sottovoce, sui marciapiedi, su un presidente che tiene certamente tre meriti. A. Aver ordinato le cose all'alto calore per cui il sistema delle clientele è stato smantellato. B. Una cosa molto importante. Aver avviato il risanamento dei conti dell'alto calore, perché se in un anno De Stefano riesce a risparmiare qualcosa come 5 milioni di euro, che significa 10 miliardi di vecchie lire, ma un merito bisognerà pure darlo a questo Cristiano, sì o no? Sì o no? Se finalmente all'alto calore con De Stefano si fa ricorso alle gare d'appalto, prima non si faceva ricorso, difficilmente, prima si faceva ricorso alle gare d'appalto, quelle milionarie, perché bisognava prendere le tangenti, così come la magistratura e i processi hanno dimostrato, non è un mio sospetto. Ma poi per il resto, per le gare, no? Per gli appalti, chiedo scusa, dove le gare si potevano evitare, nel senso che si poteva utilizzare l'altra formuletta, no? Signori, sempre le stesse ditte, sempre le stesse imprese prendevano gli appalti all'alto calore. E manco a farla apposta, quelle imprese, che sempre le stesse, che prendevano gli appalti a giro, d'accordo tra di loro, all'alto calore, erano le imprese di quegli imprenditori che puntualmente votavano in un certo modo e facevano votare in un certo modo.
Altro che voto di scambio. L'avessero introdotto all'epoca il voto di scambio, ne vedremmo gente in galera, sempre che naturalmente la procura dell'epoca si fosse in qualche modo allertata, illuminata, cosa che per la verità accadeva molto ma molto raramente. E allora? Cioè ci vuole davvero tanto, al di là del profilo giudiziario, ripeto, quello è un compito della magistratura e quando la magistratura avrà fatto le sue cose daremo conto all'opinione pubblica senza peli sulla lingua e senza veli, daremo conto all'opinione pubblica di ciò che è accaduto. Ma nel frattempo vogliamo evitare i giudizi morali su una persona, ripeto, che non... Non è che mi sta simpatico proprio assai, no? Questo Lello Di Stefano, su una persona che comunque ha dimostrato con i fatti, da quando è all'alto calore, di aver fatto cambiare aria a questo carrozzone di corruttele e di clientelismo. Promozioni facili non se ne fanno più, grazie a Dio. Non se ne fanno più. Un episodio per tutti che è molto molto significativo, è emblematico di una certa mentalità. All'alto calore non arrivavano più soldi, perché, volete sapere perché, Silvana, lo sai perché? Perché non ci stavano, si chiamano i letturini, i letturisti, non so come si chiamano, quelli che andavano a prendere la lettura dal contatore. E sapete perché non ce n'erano più? Perché erano stati tutti promossi. Erano diventati tutti dirigenti o roba del genere, con stipendi che manco ve li immaginate. Beh, arriva uno che fa pulizia, che mette a posto le cose, E gli vogliamo sparare addosso? Io, nel commentare la notizia qualche giorno fa, ho detto, mi è scappato. Caro De Stefano, sono convinto, già che conosciamo De Stefano, persona per bene, galantuomo che è, siamo convinti che se poi arriva il rinvio a giudizio, De Stefano si dimetterà. Caro Presidente De Stefano, fino a quando non dovesse arrivare una eventuale, ma io credo molto molto assai improbabile, quasi impossibile, condanna anche soltanto in primo grado, resti dove sta, resti al suo posto, perché c'è bisogno che all'alto calore non torni il clima putrido di prima, di una volta, il clima puzzolente, nauseabondo, delle clientele, delle corruttele, perché ho l'impressione, signori, anche dalle cose che arrivano poi all'orecchio, no? Dalle stanze di questo o quel partito, io ho l'impressione che tutta la muina, al di là di quello che fa la magistratura, ma che tutta la muina che si è fatta intorno alla gestione De Stefano dell'alto calore sia una ammuina finalizzata. Lì si vuole ripristinare il vecchio clima. Si vuole ripristinare il clima delle clientele, si vuole ripristinare il clima del business e l'alto calore non è l'unica società, non è l'unico ente società pubblica dove queste cose purtroppo accadono in provincia di Avellino. Troppe miopie su taluni affari, su taluni business che alcune persone della politica di questa provincia continuano a fare in questa provincia. Troppe miopie, miopie politiche e miopie anche di altro tipo. Bene, non mi devo ripetere perché certe cose le ho denunciate e denunciate ancora, poi mi è passata la voglia perfino di parlarne, dal momento che se rispetto a determinate cose che vengono dette, raccontate e documentate non c'è manco il minimo intervento che ci dovrebbe essere da parte di chi di dovere, cari signori, significa che bisogna chiudere il libro e buonanotte ai senatori. Bene, c'è questo problema della, dicevamo prima, questo problema molto molto importante che si sta sottovalutando. È sembrato quasi quasi che quel poco di dibattito che c'è stato intorno alle cose dette da Rosy Bindi fosse un fatto strumentale. No, quella è una cosa molto seria e noi dobbiamo stare attenti. Io sono rimasto impressionato, vi ripeto, quando certe cose le ha detto Rosy Bindi, già che sì, è una figura istituzionale importante, la Presidente della Commissione Bicamerale Antimafia, però comunque una della politica, insomma, il sospetto viene, no?
Vabbè, questa qua è una della politica, esagera in certe cose, magari anche soltanto sotto l'aspetto linguistico, no? Semantico, può esagerare perché? Perché ha una finalità politica. Questo era il conto che mi ero fatto. Poi invece ho dovuto un attimo ricredermi quando ho letto le cose che ha detto il procuratore antimafia nazionale Roberti, che è un napoletano, non è uno che viene da Londra, è un napoletano. E Roberti, sostenendo le tesi di Rosi Bindi a proposito del dato costitutivo, la camorra come dato costitutivo di Napoli e della Campania, Roberti, che non è uno che fa politica, non è un politico, non fa politica, Roberti è uno che ha speso già tanti anni della sua vita e continuerà a spenderli nella trincea della magistratura seria, cioè che poi è la magistratura, la parte maggioritaria, largamente maggioritaria della magistratura, quasi totale, mi permetto di dire. Roberti, che non è uno che vi ritrovate, no? Come De Magistris o come qualche altro fra qualche anno a fare il candidato, il deputato, il sindaco di Napoli, cioè state tranquilli. Roberti fa parte di quella magistratura seria, rigorosa, imparziale, lontanissima dalla politica, che ci vorrebbe. Ecco, dovremmo avere una magistratura al 100% così. Quindi Roberti non lo troverete candidato da nessuna parte. Ebbene, che cosa ha detto? Vi devo leggere alcune cose che ha detto Roberti, anche perché poi ci ricolleghiamo, no? Attraverso queste cose ad altre vicende che stanno accadendo anche nella nostra provincia. Bene, dice Roberti, la camorra è elemento costitutivo della società napoletana, ne è una parte integrante, bisogna guardare in faccia questa realtà, sono anni che lo dico. Quindi non è che sostiene una tesi di Rosi Bindi, no, sottolinea, sono anni che lo dico, ed è vero, ed è vero. Io sono andato a rivedere un po' di cose delle cronache e ho ritrovato Roberti già da diversi anni che dice queste cose, che spiega queste cose del profilo camorristico, del profilo mafioso. E dice ancora Roberti, le mafie sono componenti organiche delle società di riferimento, quindi Campania, riferimento, la società di riferimento della camorra e la Campania come territorio, così come in Calabria e l'Andrangheta, in Sicilia e la mafia. Dice, le mafie sono componenti organiche delle società di riferimento, e negandolo sarebbe come negare l'evidenza. La camorra, qui dice una cosa che è scontata, ma che tanti fanno finta di non capire, di non percepire. La camorra è un problema economico, politico e sociale, oltre che criminale. Ecco come spiega il dato costitutivo, il fatto che la camorra sia comunque organica rispetto a certi territori. E dice anche un'altra cosa, che è terribilmente sbagliato, è delittuoso, è devastante, dice Roberti, considerare questa storia della camorra come un problema emergenziale. Questo è un problema ormai strutturale. La camorra è strutturata nella nostra regione, nei nostri territori, ed è così, è così. Io non capisco perché le reazioni acide nei confronti delle cose dette da Rosi Bindi siano venute tutte dai versanti politici. Vedete, gli stessi imprenditori napoletani, industriali e anche i rappresentanti del commercio napoletano, hanno dovuto convenire che questa è una sacrosanta verità e che dobbiamo smetterla di non guardare in faccia questa verità. Cari amici irpini, ed è una verità che ci riguarda,
che ci riguarda, attenzione, non facciamo, non immaginiamo che la cosa non debba interessarci perché accade nel territorio accanto. No, queste cose accadono in provincia di Avellino, in provincia di Avellino. Soltanto dai versanti politici sono arrivate critiche pesantissime, anche un po' con un tono snob, a cominciare da De Magistris, nei confronti di Rosy Bindi. Quando poi è stato Roberti a dire queste cose e a rivendicare indirettamente la primogenitura di questa analisi, le critiche dai versanti politici sono finite. Sono finite. E questo vi racconta anche del grado di ipocrisia che caratterizza una certa politica, non tutta, per carità, non tutta, c'è una politica buona che va assecondata e va seguita, non tutta, ma il grado di ipocrisia che asseconda, che caratterizza anche questi politici. Se parla Rosy Bindi si sentono in diritto di snobbare, di fare, di dire, se parla il procuratore antimafia si guardano bene, ma non per rispetto del procuratore antimafia o della verità che dice il procuratore antimafia, soltanto per un problema piccolo piccolo, semplice, semplice di opportunismo. Cioè a questo qua non ce lo incattiviamo, non ce lo inimichiamo, che è quando di peggio possa esistere nei comportamenti di chi dovrebbe invece rappresentare a testa alta, con grande convinzione, le proprie idee. Bene, il problema è di una gravità assoluta, anche perché poi capita come è capitato proprio stamattina per chi ci ascolta in prima battuta, capita che mentre si fa finta di niente, mentre cerchiamo di non capire quanta mentalità camorristica possa esserci nelle istituzioni, e i fatti, tanti fatti della regione Campania, tante cronache giudiziarie ci raccontano, no, di una organicità di rappresentanti della camorra all'interno delle istituzioni, a cominciare dalla regione Campania, e accade proprio oggi che venga indagata per una cosa molto grave, per voto di scambio politico-elettorale di stampo mafioso, venga indagata, paradosso, chi? Una consigliera regionale, ma non una consigliera regionale qualunque, una consigliera regionale indagata per voto di scambio politico-elettorale di stampo mafioso, che, signori, sono coincidenze della vita, sono i paradossi della politica, è la presidente della Commissione regionale antimafia. Il massimo che poteva accadere, il massimo che poteva accadere, di Forza Italia, di Forza Italia. Insieme a lei è indagato per le stesse ragioni, o meglio per associazione camorristica, è indagato il marito, che non è uno qualsiasi, è un poco poco il sindaco di Scafati, e insieme al sindaco di Scafati è indagato anche, che si chiama Liberti, è indagato anche il fratello Nello Aliberti e un po' tutta la famiglia. Ora, che altro deve accadere per renderci conto che sottovalutare certi aspetti che Roberto Saviano ha raccontato con grande maestria, e si continua a dare addosso anche a questo giovane soltanto perché è un giovane che ha avuto successo per le cose che ha saputo scrivere, che ha saputo raccogliere, per le investigazioni che ha saputo fare, per la passione civile che ci ha messo, questo giovane che è costretto, no, a vivere nell'ombra, blindato, non si sa dove sta, eh? E quindi sparano anche addosso a Roberto Saviano, eh? Lo fanno un po' tutti ormai, no? È diventato il bersaglio preferito, naturalmente, dei politici. Bene, che cosa dobbiamo ancora aspettare per renderci conto della gravità della cosa? Ma vi pare che episodi come quelli che stanno accadendo a Napoli, dove si spara per strada con le mitraglie, in pieno giorno oppure all'inizio della sera, si spara per strada con la mitraglia,
è una cosa normale? È una cosa che non debba farci ritenere fondatamente che c'è questo pezzo di società camorristica, che è un dato costitutivo ormai della nostra società, il che non significa, come certi idioti continuano strumentalmente a sostenere, che Rosi Bindi oppure Roberti è nel DNA dei napoletani, dei campani, la camorra, oppure che siamo tutti camorristi. Niente affatto, non è così. Signori, è la stessa cosa, vedete, con un esempio piccolo ve lo dico, a quante volte non avete saputo, quante volte non siete venuti a conoscenza, perché poi magari l'avete saputo dal vicino di casa, dall'amica, no? Che nella casa per bene, della famiglia per bene, c'è il ragazzo ahimè drogato, il ragazzo alcolizzato, e i genitori si guardano bene dal rivelarlo, si capisce, per carità, si capisce, però il fatto di nascondere questa verità del figlio drogato, nascondere la verità del figlio alcolizzato, somiglia tantissimo a questa storia che vogliamo nasconderci la realtà di una presenza camorristica come dato costitutivo della nostra società. È una cosa grave, signori, perché se non si guarda in faccia la realtà come giustamente, come saggiamente suggerisce il procuratore antimafia Roberti, noi potremo essere sopraffatte, non ce ne accorgeremo più. E veniamo un po' anche alle cose di casa nostra, no? Come derivato. C'è stata nei giorni scorsi una brutta polemica antipatica, strumentalizzata da qualche giornalista che dovrebbe evidentemente cambiare mestiere. C'è stata questa storia del ballo di Lauro. Questa storia del ballo di Lauro, dove stanno accadendo delle cose molto molto gravi. C'è una recrudescenza della guerra tra i clan, c'è una recrudescenza dei clan, dell'attività camorristica dei diversi clan per impossessarsi del territorio. E la guerra, che dura da tanto tempo, che per un certo periodo si era un po' sopita, che adesso è riesplosa. Ed è riesplosa perché i clan hanno bisogno di territorio, è riesplosa perché i clan hanno bisogno di danaro e quindi di conquistare o di mantenere il loro territorio rispetto ai tentativi degli altri clan, a loro volta, di conquistare quel territorio, perché hanno bisogno di danaro. E la ricreazione è finita. Per troppo tempo, no? La crisi ha anche messo in crisi le attività camorristiche, un po' meno rispetto a quelle lecite. C'è bisogno di ricominciare a fare soldi per vivere, per sopravvivere, o meglio per vivere bene, ma soprattutto per tenere il proprio esercito di camorristi a disposizione. Ebbene, rispetto alle cose che stanno accadendo nel Vallo di Lauro, c'è stato un sindaco a giugno, non di Milano, non del Friuli Venezia Giulia, ma del Vallo di Lauro, della cittadina che meglio rappresenta per storia, per nobiltà e anche purtroppo per delinquenza alcuni aspetti negativi del Vallo di Lauro. E se qualcuno verrà a dirmi che sto dicendo che gli abitanti di Lauro sono delinquenti e camorristi, io gli rompo la faccia, perché sto dicendo una cosa diversa. Allora, il sindaco, che si chiama Antonio Bossone e che è un medico, a giugno ha riunito il Consiglio Comunale dopo che erano accaduti episodi gravissimi, tra i quali più non un solo episodio, diversi episodi molto gravi, tra i quali una bella mitragliata da una collinetta a distanza di 200 metri, pensate un pochettino con quanta precisione e con quale tipo di armi hanno sparato, una bella mitragliata, dove? Indirizzata a chi? Ad un cantiere che non si trova in campagna, signori, un cantiere che si trova nel centro del paese, nel centro di Lauro, e che sta a 50 metri dalla casa del sindaco di Lauro e sta a 50 metri dalla caserma dei carabinieri. Non soltanto, la scelta dei tempi,
Quando questa mitragliata c'è stata? Appena sono arrivati gli operai sui cantieri. Naturalmente non hanno mirato agli operai, hanno mirato al cantiere, ma lo hanno fatto appena gli operai sono scesi dal pulmino. Beh, questa storia non racconta un clima, non racconta non un rischio, ma una certezza di pericolo, non racconta una trama camorristica presente. E allora che cos'altro doveva aspettare il sindaco di Lauro per riunire il consiglio comunale, cosa che ha fatto, e per votare all'unanimità una delibera in cui, proprio per le cose gravissime che stavano accadendo a Lauro e nel resto del ballo, chiedeva l'intervento dell'esercito, ma non i bersaglieri, vorrei dire a questo cretino o a questi cretini, perché si sono aggiunti al coro anche i politici, non i bersaglieri oppure i marin, come si è voluto utilizzare, oppure i carri armati. No, c'è l'esercito delle strade sicure. Vengono utilizzati i soldati per queste cose e vengono utilizzati per la semplice ragione, vorrei dire anche alla povera ragazza presidente provinciale a sua insaputa del Partito Democratico, Roberta Santaniello, che è del Vallo di Lauro e che quindi dovrebbe difendere il suo territorio con razionalità, prima ancora che con una emotività che tradisce la sua giovanissima età e anche la sua inconsistenza politica, mi permetto di aggiungere. Ecco, vorrei dire alla Santaniello e ad altri politicanti della zona che hanno gridato allo scandalo perché un deputato, ecco, lo dicevo prima, D'Agostino non mi chiede mai niente, né questa volta mi ha chiesto niente. Però, signori, un deputato che sulla base di una denuncia fatta da un sindaco, sulla base dell'allarme rivelato da un sindaco, da un consiglio comunale intero, all'unanimità, che chiede l'esercito, un deputato che prende questa storia, che prende questa sollecitazione e la gira pari pari al ministro dell'interno con un'interrogazione per dire: caro ministro, qua stanno accadendo queste cose. E c'è un comune, il comune di Lauro, che chiede l'esercito, non i carri armati. Non facciamo gli idioti, non facciamo finta di non capire, ma che chiede la presenza di quell'esercito che si sta utilizzando altrove. Bene, tutto questo diventa un motivo di scandalo. Tutto questo fa dire alla Santaniello che D'Agostino, oppure altri in questo caso, non conosce il territorio. Ebbene, signori, la Santaniello, presidente provinciale del Partito Democratico, che ragiona esattamente come ragioni il Partito Democratico il Pio, né più e non meno, conosce talmente bene il suo territorio da non aver aperto bocca quando ci sono stati gli attentati, b di non aver proferito nemmeno un afflato quando roba di 10 giorni fa, anche meno, c'è stato un attentato al sindaco di 15, sindaco certamente anticamorrista di 15, colpi di pistola contro la sua casa. Non ha detto niente quando a Lauro è stata ritrovata una pistola con il silenziatore pronta per l'uso, carica pronta per l'uso, probabilmente era destinata proprio al sindaco di 15 che abita a Lauro, una pistola trovata davanti al monumento, abbandonata evidentemente perché è successo qualche cosa davanti al monumento, vedete anche metaforicamente come tutto purtroppo non torna, della strage di Bologna. Bene, questa gente che non ha detto niente, non ha detto rispetto a fatti così gravissimi, si è rizelata poi dicendo che questo non conosce il territorio. Lo conoscono talmente il territorio del Vallo di Lauro, questi signori, che lo hanno ridotto nelle condizioni di sottosviluppo in cui purtroppo si trova. Perché poi di questo si tratta. Di questo si tratta. Il Vallo di Lauro, che è una terra meravigliosa, era una terra meravigliosa, è ridotta ad un degrado, ad uno stato di sottosviluppo, perché questi signori della politica di quelle zone non hanno mai avuto il coraggio non soltanto di denunciare certi fenomeni camorristici che appesantiscono il territorio, che emarginano il territorio, che allontanano lo Stato dal territorio per altre ragioni. Signori, questa stessa gente si rizela, sale in cattedra e dice le stronzate che vi ho appena raccontato.
E allora bisogna stare attenti, bisogna stare attenti, ecco perché dicevo attenzione a sottovalutare certi segnali, specialmente quando certi segnali vengono da persone come il procuratore nazionale antimafia che, ripeto, non è londinese, è napoletano doc. Raccontare certe verità, come ha fatto Saviano in maniera mirabile, come fanno alcuni parroci straordinariamente bravi, coraggiosi, che stanno, secondo l'insegnamento di Cristo, tra i problemi della gente, in quel territorio è difficile starci perché ci vuole veramente coraggio. Bene, raccontare queste verità, suonare l'allarme, dire a chi di dovere apriamo gli occhi, diventa quasi quasi un reato. Ma voi vedete che i camorristi sono le persone che denunciano certe cose e non quelli di mentalità camorristica che continuano a sostenere che qui la camorra non esiste. Il problema vero è questo. E non è un problema di camorra per modo di dire, signori. Questo spiega anche perché in tanta parte della politica irpina, tanta parte della politica irpina, non c'è la camorra che spara. Non c'è la camorra che minaccia, ma c'è certamente la camorra che intimidisce attraverso certi comportamenti, che ricatta attraverso certi comportamenti, che estorce il voto attraverso certi comportamenti. La mentalità camorristica. L'unica differenza è che non spara. L'unica differenza è che non si arma. Si arma della intimidazione sottile. Tu potrai fare il primario se... Tu puoi avere l'incarico se, tu puoi vincere il concorso se, e dirla senza che possa sembrare un paradosso, cari amici. A me fa molto più paura questa camorra politica con questa mentalità che non la camorra che spara, perché la camorra che spara si rivela, hai il nemico di fronte, gli rispondi con le armi, ammazzi il camorrista, lo acchiappi, lo metti in galera, ammazzi se ti costringi a difenderti naturalmente, lo processi. Quell'altro tipo di camorra, quella camorra così invasiva che ha conquistato purtroppo tanta parte del territorio istituzionale anche della nostra provincia, quella è più pericolosa, perché è una camorra ipocrita, perché è una camorra senza dignità, perché è una camorra che colpisce alle spalle. Di quella camorra dobbiamo aver paura tutti, tanto più se una certa politica continua a tenere nel mirino i Saviano, le Rosi Bindi e chissà, tra qualche giorno magari anche il procuratore Roberti. Poi dobbiamo registrare una cosa, no? Le stesse persone che dicono dell'esercito le cose che dicono, poi chiedono, è la stessa parte politica, è la stessa mentalità, chiede ad esempio l'esercito sui treni della circumvesuviana. Leggo oggi venerdì 18 settembre dal Corriere del Mezzogiorno. C'è stato un giorno nero alla circumvesuviana, si sono fermati i treni eccetera per ragioni evidentemente tecniche, non lo sappiamo bene, lì si chiede l'esercito perché un autista è stato picchiato, si chiede l'esercito sulla circumvesuviana, che potrebbe anche essere una soluzione, a me sembra un po' esagerata, però non si può chiedere l'esercito in un territorio dove si spara, dove i sindaci vengono minacciati con le pistole, con i colpi di pistola, dove si ritrovano le pistole davanti ai monumenti, dove si sparano colpi di mitraglia nei cantieri. Lì è un peccato, è eresia chiedere l'esercito oppure denunciare certe cose. Così come ancora... Per stare a Napoli, ma non è soltanto mentalità di una certa borghesia napoletana, di una certa Napoli bene, leggo ancora dal Corriere del Mezzogiorno di questa mattina, Tito Livio, è una scuola di Napoli, fuga dalla classe con extracomunitari e disabili. Signori, a questa gente cosiddetta per bene, a questa borghesia sempre meno illuminata e sempre più ricca perché si è arricchita in maniera disonesta, a questa borghesia non fa paura la camorra, non fa paura la camorra. A questa borghesia fanno paura
i poveri, ragazzini, parliamo di bambini extracomunitari e disabili, quelli vanno allontanati, non nella scuola insieme a loro, sì, insieme ai camorristi. Questa è la morale, un po' paradossale, di una cosa che non è affatto una favola, è purtroppo la realtà di questo territorio. Buonasera.